Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo vlog. Allora, oggi registro con l'Osmo Pocket perché ho il cellulare mezzo scarico e sta caricando anche l'altro vlog. Io sto per uscire con Alessandra perché oggi in paese c'è la sfilata dei carri, c'è qualcosa, c'è una festa, quindi la porto anche perché c'è anche una sua amica che si chiama Aurora, tra l'altro come mia mamma, e sono molto amiche, sono proprio migliori amiche, quindi le faccio questa sorpresina e io me la ciancio un po' con la mamma della sua migliore amica. E niente, stamattina vi faccio vedere appunto che qua ci sono i cuscini sfoderati che sono super squisciosi. Sono quelli che avevamo preso Memory qualcosa. Comunque sono quelli super anatomici perché ho lavato le loro fodere, quelle bianche, le ho messe proprio a smacchiare un po' e le ho lavate completamente. E abbiamo rifatto il letto, ho messo questo qua con l'altro motivo, diciamo, di Lidl. L'unica cosa, essendo che avevo utilizzato il cuscino per l'altro completo letto, se vi ricordate, le ho lavate tutte e due insieme, sono già in asciugatrice, così quando torno sono pronte. E anche le fodere di questo ho messo insieme, tanto comunque erano bianche, e così mi vado anche a foderare poi i cuscini, lo facciamo dopo. Poi stamattina, rifacendo il letto, abbiamo passato anche lo Smarok, con cui mi sto trovando da Dio. Questa qua era una collaborazione, ma vi giuro lo acquisterei, cioè non mi interessa. Infatti mia mamma aveva sfruttato il mio codice sconto e se l'era preso mi pare anche lei. E poi c'era anche l'offerta su Amazon. Se riesco a trovarlo senza impegno, io vi lascio il link in info box. Dovrebbe esserci, comunque ogni tanto mettono dei coupon sconto. Ripeto, non è una collaborazione, ma mi sto trovando così bene, cioè mi tira fuori di tutto e di più dal materasso. Volevo farvelo vedere stamattina, ma eravamo io e Riccardo, io ero tutta scombinata, quindi non mi andava tanto di accendere la fotocamera, la videocamera, però insomma. Ci siamo capiti, quindi ve lo straconsiglio. Adesso chiudo tutto e vado perché sono in straritardo, anche perché la sfilata dovrebbe iniziare alle 2:30. Sono le 2:30 e sono ancora qua, quindi vado a mettermi le scarpe e poi finisco tutto dopo. Eccoci. Mamma mia, Sei pronta? sì, Che bella che sei, fatti vedere. perché mamma mi ha truccato. Da Elsa. Siamo arrivate. Abbiamo già visto una maga, due poliziotti, Sì. uno nano e uno un po' meno nano. Piccolino, ha avuto un anno. E poi stiamo aspettando una persona. Chi? Non te lo posso dire. È un Dai. segreto. Dai. Però tu sei bellissima. Dai, mamma, dimmelo Giustamente solo per me. per lei non ha. Dai, Per dimmelo. lei non c'è il costume perché è stata male proprio quando c'era carnevale, quindi comprarlo solo per oggi mi sembrava un po' sprecato. Però il Mamma. prossimo anno ne compriamo uno super Sì, bello. mamma. Oi. Guarda che ci sono Vedi che anche c'è anche altri bimbi che non sono vestiti perché non hanno il costume altri. Sì. dietro. Poi prendi freddo, oggi non c'è il sole che va e che viene in realtà anche, quindi boh, prendi un po' freddo oggi. È un Mamma po' mia. bruttino, speriamo non piova. Andiamo? Sì. Iniziamo a scendere. Ragazze, eccoci rientrate alla base. È stato un bel carnevale, devo dirvi la verità, lei è rimasta molto molto contenta, ha lanciato i coriandoli con la sua amica. Tra l'altro io me li sento ancora nei capelli, infatti stasera una bella docciona. Ecco qua, infatti, guardalo qua.
E mi sono già liberata lì appunto alla festa, mi sono liberata qui davanti mettendomi a testa in giù, cioè le ho provate veramente tutte, ma sapete che queste cose proprio ti si incastrano, specie se hai i capelli lunghi, ti si incastrano là, mi spiace perché comunque erano puliti, ma stasera ecco appunto qua un altro. Non ne uscirò più, ragazze. Comunque, Ale è sotto con la copertina. Adesso ho acceso il camino perché quando siamo rientrate faceva veramente freddo. Ovviamente siamo già rientrate da un paio d'ore. Solo che ho iniziato a registrare adesso perché appunto siamo arrivate, siamo rinfrescate così alla veloce. Anche perché non ci possiamo cambiare. Infatti, la doccia me la farò poi stasera perché tra poco dobbiamo uscire e andare a prendere Fede. Che torna appunto oggi domenica, quindi rientra felice e felice anche perché il prossimo weekend è con noi proprio perché festeggiamo il compleanno di Alessandra e ho già organizzato, stiamo organizzando tutto, ragazze. Ho fatto anche gli inviti che ho dato alle rispettive famiglie e quindi insomma abbiamo già avuto la conferma della partecipazione di nonno, nonni e zii e quindi niente, sono felicissima perché questa volta ho trovato proprio un locale che mi piace da morire, anche Riccardo se n'è innamorato, veramente bello, tant'è vero che volevamo guardare anche altri posti ma abbiamo detto senti chiamiamo perché poi rischiamo che non ci sia più posto anche perché è un locale un po' particolare che ho visto che è anche stato frequentato da personaggi famosi che appunto magari si sono ritrovati per lavoro e non a Torino ma al di là di questo che mi interessa relativamente poco, mi piace proprio la location, proprio il posto, come presenta, la vista, ma non vi dico nulla, vi lascio un po' di sorpresa così farò il vlog ovviamente del compleanno di Alessandra. E adesso martedì andremo ad ordinare anche la torta, che ci ha fatto delle richieste particolari, e poi un'altra cosa, diciamo, più decorativa da portarci appunto dietro. Comunque ve ne parlerò strada facendo. Tanto martedì, perché Riccardo tanto è di riposo domani e martedì andremo sicuramente martedì, domani no, ma martedì perché domani è chiuso uno dei due, ma martedì andremo a fare tutto, così concludiamo tutto, è tutto pronto e dobbiamo solo attendere domenica. Non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora. Anche Ale è super euforica e poi mi sto informando anche direttamente per il giorno proprio del suo compleanno, che sarà appunto il 7 marzo, per quelle torte da portare a scuola. E quindi mi sono già accordata con questa signora, adesso poi passerò giusto per dirle un po' come vorrei fosse decorata e tutto quanto. Comunque anche di questo vi parlerò più avanti, sapete che mi piace tenervi aggiornate, d'altronde siete le ziette, quindi posso non aggiornarvi. E basta. Poi questa qui invece, tra l'altro ce l'ho ancora qui perché vorrei provarla, non so se stasera riuscirò, probabilmente no, mi serve poi una serata in cui sono sola, tranquilla, insomma mi faccio la doccia di sera, magari dopo aver messo i bambini a nanna e me li tengo un po' su. È una maschera che ho preso da OVS scorsa settimana quando sono andata da McDonald's, siamo andati tutti in famiglia a mangiare McDonald's, se ricordate, e presi appunto questa, il mascara che è questo qua, che vi consiglio perché oddio, niente di eclatante, cioè niente di wow, ecco, ci siamo capite, però non male, non male. Questo qua è di Essence, il Get Big Lashes Volume Curl Mascara, curl si dice, vabbè, Lash Lifting, mi sembra un po' eccessivo chiamarlo Lash Lifting e Big Lashes, cioè io adesso ce l'ho su, voi non vedrete nulla perché ho l'eyeliner, però insomma è abbastanza, diciamo che se si danno 3-4 passate, una volta che si ogni volta lo fate asciugare e date un'altra passata, se date più passate effettivamente è molto buono. Però vi assicuro che ho provato dei mascara che già con due passate, a volte anche una, già volumizzano tantissimo e questo
è una via di mezzo, ecco, se non volete spendere tanto, con 3 euro circa ve la cavate e non è male, non è male. E quindi questo ho preso all'OVS, invece anche questo l'ho pagata un paio di euro, mi pare, forse anche meno, non mi ricordo, mi dispiace proprio, non me lo ricordo, ma comunque si tratta sempre di massimo 3 euro, non spendo mai tanto di più, se non appunto per mascara, fondotinta, eccetera, ma per queste maschere non spendo mai tanto. Ed è una maschera a piedi, appunto vi dicevo, sono un paio di tipo calzetti, calzini, ripieni appunto all'interno di questa crema che dovrebbe idratare i piedi. E volevo farla appunto, non l'ho mai fatta in vita mia. Quindi volevo farla, ma oggi non riuscirò. All'interno, cioè è made in Corea ed è con lavanda e legno, mi pare. Carbone di legna e lavanda. La marca è questa, la Stay Well. E la trovate da OVS. Comunque vi farò sapere se merita o meno le mie impressioni. Proveremo poi prossimamente. E basta. Sento, continuo a sentir vibrare. E boh, niente, adesso appunto tra un po' mi preparo. Ah, tra l'altro, questa è la cover, poi come sta su di quella dei cinesi. Avevo preso anche, aspettate che si è un po' sporcato perché ero in giro tra la bimba, eccetera. Si è un po' insozzato, comunque avevo preso il vetrino per le fotocamere, la cover questa qua, tutta glitterosa, e vabbè, questo qua invece è quello che avevo preso sul sito di New Martina, che adoro, non potrei più vivere senza, infatti vorrei prenderne, acquistarne un altro insieme a una pellicola, che quando questa è rovinata, io ho l'opaca privacy, mi trovo benissimo. E invece questo qui è la vita consiglio a tutti quelli che fanno video perché è una bomba, se non hai il cavalletto cosa ti tiene sul telefono, lo puoi tenere così, lo puoi tenere così, lo puoi mettere come te pare, anche solo per tenere appunto il telefono è stra comodo. Comunque, bando alle ciance, io ragazze vi lascio perché devo partire e andare a prendere Fede con Ale, quindi dovevo ancora metterci le scarpe, prepararci. Stavo aspettando giusto che caricasse un pochettino perché sì, qui ho la McGranit mini Funko e trovato nel Kinder e vado, la smetto di chiacchierare. Ragazze, ragazze, allora ho sistemato un bel po' di piatti
panni usciti dall'asciugatrice. Sto piegando proprio l'ultimo paio di calzini. I bimbi stanno ancora giocando un attimino su, perché stasera è tornato, come vi dicevo, Fede, e quindi insomma hanno ancora voglia di giocare un pochettino. Adesso vanno a nanna, anche perché sono le 9:30. Abbiamo cenato, abbiamo fatto tutto, e quindi adesso niente, ho fatto un pasticcio oggi, ragazze, con le lavatrici asciugatrici. Non avevo capito bene, un errore di comunicazione tra me e Riccardo, e niente, avevo capito che aveva già fatto partire l'asciugatrice, e quando poi dopo sono andata alla festa di carnevale, e quindi sono tornata a casa, ero convinta che l'asciugatrice fosse finita, e dove c'era appunto anche il copricuscini su, sapete che vi ho detto, no? Stamattina appunto del discorso cuscini. Invece no, invece quella che era in asciugatrice era quella precedente, e lui le cose delle lenzuola le aveva messe solo in lavatrice da far partire dopo, e io, non avendo capito, non l'ho fatta partire. Fantastico, quindi niente, l'ho fatta partire un paio d'ore fa, ha finito la lavatrice, l'ho già passata in asciugatrice, adesso sto aspettando anche questa qui, appunto, perché ci sono i copricuscini, non possiamo dormire con... sul lattice, ovviamente, quindi devo aspettarle per forza, ma tanto tra una cosa e l'altra, tempo che Riccardo finisce di lavorare, mi raggiunge, metto in via nanna, finisco le due o tre cose, tanto non ci sta tanto l'asciugatrice, vi dico la verità, a farsi. E basta, qua ho già tenuto da parte delle cose pulite che avevo qui, il cambio sia per me che per Riccardo quando torna, perché mi devo fare assolutamente una doccia, non mi lavo i capelli perché non ne ho la forza, poi non... insomma c'era qualche coriandolo, pazienza, me li lavo poi domani, perché stasera sono veramente troppo stanca e non ce la posso fare, anche perché in realtà li ho lavati ieri, mi scoccia un attimino perché c'è solo qualche coriandolino di carta, non è che c'è altro, spume o cosa, o schiume di carnevale, quindi va bene così. Faccio una doccetta, domani me li tengo legati e me li lavo domani, pazienza. Un attimo di stanchezza, ho dato anche la pappa ai cani, non mi manca molto, passo ancora la lavapavimenti e poi basta, poi li metto a nanna, mi rilasso 2 minuti, mi devo anche struccare, vabbè.